Ciao a tutti, in questo video recensione di Lubuntu 20.04. A volte mi chiedete quale distribuzione consiglio per i computer che non hanno molta RAM e in questi casi secondo me questa distribuzione è veramente da tenere in considerazione. Allora, questa distribuzione è basata sull'ambiente grafico che si chiama LXQT, quindi non è né GNOME né KDE. E uno dei punti di forza di questa distribuzione è che consuma circa 400 MB di RAM quando viene appunto attivata all'inizio, e quindi tutta la RAM, la memoria veloce che avete a disposizione la potete utilizzare per quello che vi interessa veramente. Quindi se avete dei computer che magari non sono recentissimi, che sono a 64 bit, ma magari hanno 1 o 2 giga di RAM, questa distribuzione è veramente molto interessante. L'altro componente interessante è il Windows Manager, che in questo caso si chiama OpenBox. E giusto per farvi capire il Windows Manager, se noi appunto apriamo una finestra, qua possiamo fare tasto destro e togliere le decorazioni. Quindi questa, diciamo, è una funzionalità che viene offerta da questo Windows Manager, e se poi beccate il punto corretto riuscite anche a rimettere la decorazione delle finestre. Ovviamente il fatto che questa distribuzione consumi meno RAM significa che magari alcuni utility che sono presenti in altri ambienti per Linux, magari in questo caso qua non ci sono, oppure sono un po' più minimali. Appunto, è basata su Qt. Questi qua sono il software che è già presente quando le installate. C'è questo notepad minimale e qua appunto potete scegliere come visualizzare i file da aprire. Questa cosa qui appunto è basata sulle librerie Qt. Ovviamente potete anche installare altri software presenti su Ubuntu o su Linux, perché appunto è una distribuzione a tutti gli effetti supportata e compatibile. Altri software particolari, vabbè, potete mettere LibreOffice se vi interessa. Questo è il software che gestisce appunto gli screenshot, se vi può interessare. E qui invece abbiamo le utility e anche il gestore di pacchetti. Quindi, a differenza delle altre versioni di Ubuntu, qui abbiamo un gestore di pacchetti vecchio stile, però appunto utilizzabile. Per esempio, se andate su stato, questi qua sono i pacchetti che in questo momento sono aggiornabili. E appunto qua ci sono anche qua c'è la gestione delle notifiche, e ovviamente per consumare meno RAM è tutto quanto diciamo più minimale. Tuttavia è assolutamente veloce se voi dovete appunto. Ok, facciamo appunto una prova. Questo è Chromium che ho installato io a parte. E questo qui è un sito che provo a caricare. Ok, e come vedete è fluido e non c'è nessun problema. Il browser che trovate installato è sempre Firefox, però appunto potete anche installare Chromium. E facciamo anche qua la stessa prova. Anche qua il browser è fluido e si concentra solamente sul sito che volete navigare. Avete anche la possibilità di avere più desktop, quindi cliccando qui potete passare da un desktop all'altro. E vediamo se ci sono altre utility particolari. Vabbè, HTOP è quello che ho aperto prima per vedere le applicazioni attive. Qterminal è il terminale che viene utilizzato. E appunto qua su centro configurazione LXQT, questo qui è il pannello di configurazione. Come vedete anche questo è molto minimale,
potete cambiare alcune cose, per esempio il tema che andate a utilizzare. Potete anche gestire, cambiare il cursore, il font, cose abbastanza normali per un ambiente desktop. E appunto luminosità dello schermo, se vi può interessare, monitor. Come vedete, le impostazioni ci sono quasi tutte, direi quelle che ci sono negli altri ambienti per Linux, però appunto sono un po' diverse o più minimali. E che dire, questa era la distribuzione che vi volevo far vedere. E le motivazioni per installare questa distribuzione, come ho detto prima, sono più che altro per dedicare tutta la RAM a disposizione sulle applicazioni e non sull'ambiente desktop. E quindi, se volete magari farvi un server casalingo e volete anche mettere l'interfaccia grafica, che comunque è una cosa opzionale su Linux, potete anche considerare questa opzione perché appunto veramente in 400 mega riuscite comunque a far funzionare tutte le applicazioni che vi potrebbe interessare. Che dire, questo è tutto, come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!